Bella raga, rieccoci con Kaistarail. Oggi è solamente un piccolo video update. Allora, qualche giorno fa vi ho fatto un video sul banner di Jingyuan che c'era in beta, quindi con Mar 7 in rate up, Ting Yun su Shang, le loro Litecoin, abbiamo parlato, che tra l'altro la copertina è questa, se volete andatevelo a guardare, ve lo lascio anche alla fine di questo video, dove vi do una piccola sintesi su i personaggi, cosa fanno, come il banner, le Litecoin che ci sono anche nel banner delle Litecoin, eccetera, eccetera. E buona notizia, le hanno confermate, che è fantastico. Quindi abbiamo confermata per il banner dei Litecoin, chiaramente dei One of My New Life, e per il banner dei personaggi Mars 7 collegata, che quindi già fa diventare il banner una cosa fuori di testa, perché questa Litecoin per me è una 5 stelle a livello proprio di effetto di che cosa porta al team. E Only Silence Remains confermata per Su Shang, anche questa è un'ottima Litecoin 4 stelle che con i refine poi ci permette di ottenere un sacco di crit rate e attacco extra a gratis poi sui nostri DPS. E abbiamo poi Planetary, che è quella lì, quella Litecoin un po' particolare che si può giocare nei non mono team, ma semplicemente quando il tuo main DPS e il tuo support hanno lo stesso elemento diamo danno e anche al nostro DPS, no? Giocandolo sul nostro support. Quindi questa è anche un'arma abbastanza carina, devo dire la verità, ma solamente se giocata in comp specifiche, quindi Ting Yun più Jing Yuan, Asta più Himeko, Asta più Hook, Bronya più Da Nang, qualcosa del genere, no? Però niente, quindi è confermata che questa qui, la Litecoin con sopra Asta, è la Litecoin in rate up con Ting Yun, che vabbè, in realtà nel contesto di Ting Yun più Jing Yuan, appunto, ha senso come parlavamo nel video, insomma, in ogni caso. E poi ovviamente abbiamo quella di Jing Yuan in rate up, che io non credo, cioè veramente questa Litecoin è fuori di testa per il ramo dell'erudition, quindi se qualcuno era in dubbio se questo banner della Litecoin fosse forte o meno, lo è, lo è senza ombra di dubbio. E abbiamo sicuramente due Litecoin 4 stelle incredibili, una molto situazionale, e poi abbiamo la Litecoin più forte dell'erudition che abbiamo mai visto in gioco fino ad ora. Quindi, yep, volevo solamente darvi conferma del fatto che è confermato che il banner delle Litecoin e il banner dei personaggi è questo. Adesso, per quanto riguarda il banner in sé per sé, dovrebbe uscire mercoledì sera, subito dopo quello di Zele, o magari un'oretta dopo, e noi saremo in live e pulleremo in live. Quindi tutti quelli che vogliono pullare in live da Arcata, potete venire live su Twitch, lo facciamo tramite condivisione schermo, su Discord, ci divertiamo, scommettiamo. Scommettiamo nel senso, vabbè, e nulla. Siete tutti benvenuti, io non vedo l'ora che esca, anche perché devo trovare la mia Mark 7 AE6. E auguratemi buona fortuna. Vabbè, niente, buona fortuna anche a tutti voi, per tutte le persone che pulleranno nel banner. E per il resto ci vediamo in live su Twitch o al prossimo video. Grazie mille a tutti per il supporto. Fate i bravi, alla prossima. Bella!